Siamo qui con Francesco Strazzanti, presidente del Vespa Club Busto Arsizio, amici in Vespa. Sì, che ci racconta l'iniziativa sì, di oggi. Sì, ciao, buongiorno a tutti. Anche oggi siamo qui in Piazza Santa Maria, ormai come tradizione da qualche anno, a portare un po' di colore, un po' di sorrisi, un po' di gioia alla nostra città che tanto ci sostiene. Abbiamo il patrocinio del comune di Busto, naturalmente. Siamo qui appunto, come dicevo, per raccogliere un sorriso, che significa anche beneficenza, per la Casa Gialla di Busto Arsizio, che è questa associazione che si occupa di bambini meno fortunati degli altri, che vengono allontanati dalle famiglie e in attesa di adozione. E l'altra associazione che quest'anno sosterremo è CAOS, che si occupa delle donne che stanno appunto attraversando la loro fase del tumore al seno. Settimana scorsa, durante il nostro pranzo sociale, abbiamo organizzato questa raccolta benefica tra i nostri soci. Eravamo 100 appunto al pranzo. È già stata raccolta una cifra che per noi è importantissima. Abbiamo superato i 2.000 euro, che appunto, come dicevo, saranno donati al 50% alle due associazioni. E oggi continuiamo la nostra raccolta con i cittadini di Busto, e raccogliendo sorrisi e qualche caramella per i più piccoli. Grazie mille. A voi.